Puntata Di a tu per tu con l'autore, allora eh, sono contento, felice, dico anche emozionato di ritrovarmi qui con Carmelo Pecora dove ci avevamo visti poco tempo fa perché ho avuto il piacere, l'onore di leggere il suo libro. L'ho letto tutto di, di fila, di pancia come si dice in una sera, ma ne parliamo dopo. Intanto, presentiamo il nostro ospite. E la domanda d'obbligo è chi è Carmelo Pecora perché molti se lo chiedono: Ma chi è? Tu lo ma, conosci? Ma chi è? Io, di vista, quando la mattina lo guardo allo specchio, e lo conosco e dico: che È un ex poliziotto. Un ragazzo, una persona normale. Puoi dire ragazzo, perché Ragazzo, se no per rarnati. un attimo no, ho rimaniamo avuto un attimo, Però, ragazzo, ex poliziotto, passati quasi 35 anni in polizia, dei quali quasi 20 alla polizia scientifica. Che è, è stato il lavoro che più mi ha gratificato e più mi ha dato soddisfazione nell'ambito lavorativo. Senza quindi... fare paralleli strani, però è come se uno è avvocato, dipende se è civilista o se è penalista. penalista. No? Il penale cioè, è una cosa che è un'arte, quindi nella scientifica anche lì è un'arte, bisogna avere una predisposizione e una volontà di crescere. Di crescere, soprattutto, di imparare, di non sentirsi mai arrivati, anche perché la materia è molto tecnica. E io ho fatto quasi un anno di, di corso, di specializzazione, perché è una delle materie ancora, che si studia ancora adesso. Ancora e sviluppa, ogni giorno c'è una novità. Ed è stata veramente un, una bellissima esperienza, che a volte la notte sogno. Immagino formativa, interessante, eccetera, un po', come dire, intimamente forse a volte un po' triste, nel senso che... Eh, è, è un compito duro. insomma. È un compito duro perché poi sei a contatto con delle scene che a volte non vorresti vedere: e il dolore delle persone certo. quando c'era il furto, ma è il dolore ancora più grande di quando delito. perdi una persona, un delitto, una persona che non c'è più, una persona che si toglieva la vita. Eh, erano delle situazioni da affrontare quotidianamente, giorno dopo giorno. Eh, non è stato facile, io cercavo di spogliarmi una volta arrivato a casa, ma non sì, sempre questa, era no, facile. No, si, si porta con sé. Cosa leggeva Carmelo? Cosa leggeva poco? Leggeva poco, perché pensava solo a lavorare, a giocare a pallone, magari a tennis. E ero, sono stato un grande sportivo amatoriale naturalmente. e Poi, grazie a mia moglie, ho, ho cominciato a leggere un po' di più. Ricordo il mio. Primo... donna, vedi cosa, sì, cosa, sì, cosa, no, cosa no, ha sviluppato. Santa donna sempre, e io ricordo che il mio primo libro fu I ragazzi della Via Palla. Questo lo ricordo perché mi lasciò, mi lasciò impressionato a leggere. È stato uno dei miei primi. Quindi... Il, mio, uno, il mio primo libro fu. Ci siamo in Poi, storia. con la scuola, naturalmente, si è continuato a studiare. però di leggere. Quando ero in polizia, ho cominciato a leggere libri. Eh, come posso dire, eh, io l'infame di Patrizio Peci, sì. e libri su quel genere lì per capire... Su tematiche chi, sociali, su, sì. E chi avevo di fronte quando andavo, certo. quando andavo e indossavo la divisa. Ma anche questo è un, è un motivo di grande intelligenza perché volevi approfondire quella che era la tua professione e la tua passione, insomma, quindi hai abbinato questo. Salutata la signora che ti ha indirizzato a leggere, cosa legge invece adesso Carmelo? Allora... Quando non scrivo eh, leggo eh, molto i libri degli amici. E io cerco di conoscere attraverso la lettura anche i tanti amici scrittori che a volte mi chiedono anche qualche consiglio. Eh, ho letto l'ultimo di Luana Troncanetti, di Andrea Cotti inutile dirlo, e di, di Vezzani. Vezzani, eh, sì, Vezzani. Allora, Vezzani, ho le ultime dieci pagine e sto, sto leggendo, sto leggendo queste, questi libri in questo momento. Anche lì si è aperto un mondo alla lettura scrivendo. Che sì, è anche perché eh, io dico sempre, non mi vergogno a dirlo, io ho la terza media e, e chi come me ha la terza media deve, io dico sempre quando vado a parlare con i ragazzi nelle scuole che gli mancano mille e più vocaboli, mille e più lettere, per cui la mia fatica nello scrivere è doppia, per cui io devo leggere tanto per cercare di capire anche qualche segreto, per cercare di, di scrivere in maniera quantomeno corretta. Visto che sei giovane, siamo coetanei, la tua prima esperienza letteraria, quando hai iniziato a scrivere, che, qual è stato il tuo primo libro? Allora, il mio primo libro è stato scritto e Sopra un foglio <ride> mi mettevo la sera su un block notes e scrivevo Tre ragazzi in cerca di avventura. e Il mio primo libro perché l'ho accelerato perché c'era mia sorella che aveva pochi mesi di vita e avevo piacere che lei lo leggesse. E tratta, perché poi l'ho ripubblicato, e tratta di una storia che mi ha visto protagonista. A 12 anni praticamente sono scappato di casa. Da Enna sono andato a Palermo insieme ad altri due piccoli delinquentelli, come ci avevano definito, cercando di, di andare via. Enna ci sembrava troppo stretta, volevamo andare in America e ci fermò solamente al momento di entrare su una nave che chissà dove ci, ave, <ride> ci avrebbe portato perché passò una macchina della finanza e ci bloccò. Quella fu la mia prima esperienza invogliata da Andrea Cotti perché bisogna essere anche onesti in questo, Andrea Cotti è stato quello che mi ha spinto per primo a scrivere perché io sono diventato il suo, il suo tecnico della scientifica, lui doveva scrivere un, un gioco da ragazza in quell'epoca e, e scrivendo un gioco da ragazza gli serviva qualcuno che lo indirizzasse nelle, nelle materie tecniche. Eravamo a Cena a Cesenatico. E insieme a Carlo Lucarelli c'era Maurizio Matrone e essendo nello, era stesso, nello stesso tavolo, sì, era una, cioè io per la prima volta mi avevo, come polizia scientifica facevo vedere su dei racconti scritti da, da, da questi personaggi cosa faceva effettivamente la polizia scientifica. C'era un delitto, c'era un'attrice per terra io che scattavo le foto, insomma, era, era, fu una cosa molto interessante. Fu, era il 2000. E la cosa, eravamo a tavola, la cosa che ricordiamo sempre con Andrea è che mentre io vado per bere il vino vedo un'impronta nel bicchiere e dico ma che bella impronta. <ride> e lì Andrea ha avuto un'illuminazione un, un e ha voluto che io diventassi il suo, il suo esperto. esperto e lui come ringraziamento mi, mi mette perché mi mette ancora adesso, mi mise come personaggio reale all'interno di, di un libro. E infatti c'è l'ispettore Carmelo Pecora nei libri di Andrea Cotti, alla scientifica di Bologna che fa l'indagine, anche nell'ultimo eh, c'è questo personaggio. Però poi mi disse una cosa molto importante. Quando io ho cominciato a dire che sono stato uno dei primi poliziotti ad arrivare nell'auto di Aldomoro, e quando gli ho parlato di Peppino Impastato perché è siciliano come me, lui mi ha detto: Tu non hai bisogno di inventarti le storie, tu le hai vissute, perché non provi a scriverle? Così è nato Io non, non, non nasco scrittore, io è stata solamente. Infatti, io non mi definisco scrittore, io sono un modestissimo autore un che, grande, racconta, che racconta delle, delle storie che ha vissuto, un grande testimone. E, e cerco di raccontarlo nella maniera più semplice. Perché voglio arrivare anche a quei ragazzi che, che non arrivano, che non vengono stimolati abbastanza eh, per conoscere la nostra, il nostro recente passato. E così cominciai con il primo, il, il primo vero libro, quello molto importante. Fu il 9 maggio 78, il giorno che assassinarono Aldo Moro e Peppino Impastato. Mi fece eh, con Zona, ero con, con l'editrice Zona e ricordo che il mio editor era Carlo D'amicis che adesso Fahrenheit tutte quelle trasmissioni adesso su Rai 3 e ho avuto diciamo un, un maestro come Andrea Cotti e come Carlo D'amicis che mi hanno impostato un po' in questa mia idea di tre personaggi che in 24 ore in quel libro io racconto 24 ore della mia vita che fu 24 ore dell'ultimo giorno di Peppino e di Andomoro. Questo in poche parole... È... E così ho iniziato. Prima di parlare di progetti attuali, e eh, quindi dopo ritorneremo un po' sugli argomenti, eh, c'è un libro che, di cui secondo te bisogna parlare, che può essere tuo o non tuo, c'è cioè qualcosa che tu eh, senti che debba ancora raccogliere quel consenso, quella... Quel pensiero allargato. Essendo, essendo il mio, adesso forse pecco di No, di no, molesto, no, non è che vero, perché poi dipende dai contenuti. Però, rispetto al libro che è e alle cose che dico, il libro sulla Uno Bianca, secondo me, Gli Infedeli, Storia e Domande della Uno Bianca, con prefazione di Carlo Lucarelli, è il libro che è stato meno eh, valorizzato, se vogliamo dire, anche se ho fatto tante prezze presentazioni, mi ha chiamato Fahrenheit, tante, tante cose. Ha ho avuto fatto. meno attenzione di quello che meritava. Però rispetto alle cose che dico, a come le dico, ad avere a fianco l'associazione delle vittime della Uno Bianca, che mi ha fatto un plauso per quello che scrivo, che non è la storia che continuano a raccontare adesso. E questo secondo me era un libro che doveva avere molta più spinta, molta più più visibilità, soprattutto in Emilia Romagna. Eh, io vi dico che delle librerie di Forlì non l'hanno neanche un giorno messo in vetrina, nonostante Forlì e Cesena eh, fossero state colpite in una maniera drammatica certo. da, questi, da questi Mascalzoni. Eh, però... Questo che dici fa pensare, no? cioè, eh, che a volte senza fare della dietrologia, cioè potrebbe essere anche solo una coincidenza. Eh, che, di quello che non è avvenuto, cioè di questa sua diffusione, però è, è vero anche che purtroppo la gente si sofferma troppe volte al titolo, cioè non va oltre, no? bisogna, bisogna un po' rompere questi schemi, cioè, eh, ci sono dei, dei temi sociali, e dopo no, torniamo sull'argomento perché tu sei maestro in questo, ci sono dei temi sociali di cui non possiamo prescindere, dobbiamo la curiosità è umana, noi dobbiamo, abbiamo bisogno di verità, quindi delle volte leggere ci aiuta un po' a allargare la mente e a identificare una nostra verità. Una nostra, certo, eh... sicuramente. Però anche in questo, io, io ho cercato di dire eh, la mia verità, eh, però come dire, siccome non dico, non mi sono allineato a quello che dice i mm. due poliziotti di Rimini, eh, il magistrato, eccetera, e forse è stato questo che ha dato un po' di fastidio, pur non avendo avuto nessun, nessuna querela da parte loro perché si rischiava in un primo momento certo, certo, di certo, dire questo. cose che a loro non sarebbe piaciute. Però, ripeto, ha avuto un buon percorso e adesso è lì... L'argomento allora, è, la, la, se, è, è sempre fresco. È eh? ancora molto valido, certo. anche perché giorno dopo giorno ci, ci scontriamo con permessi premio. Sì, sì. Eh, cioè, tutte tutti degli argomenti che ancora andrebbero veramente approfonditi. C'è ancora indignazione. Eh, la vita di Carmelo, come coniugare lavoro, comunque la passione dello scrivere, cioè perché è complicato, cioè sembra che uno abbia tutto il tempo a disposizione, poi alla fine invece se lo deve andare a recuperare. Sì, io, io adesso non ho più questo problema, perché certo. sono in pensione da, da, un, da un bel po' di anni, c'è la, eh, te... la famiglia, ci sono i nipotini, adesso sono tre. Eh, Viola, e Tommaso, e Emanuele sono... che sono impegnativissimi, sono no, i libri tanto, più belli poi poi, poi è la cosa più bella che eh, sia io che, che Alessandra eh, non siamo dei nonni eh, presentissimi, certo. però quando, quanto sappiamo che ne abbiamo voglia ci, ci siamo siete. ed è la cosa più bella quindi come coniughi il tempo, riesci a ricavarti il tempo quando scrivi, sì a me piace scrivere una volta piaceva scrivere di notte, i primi libri ricordo li ho scritti di notte con la musica eh, nelle orecchie, strano perché magari qualcuno dice che però mi ha accompagnato tantissimo De André, mi ha accompagnato tantissimo Pino Daniele, eh, Lucio Dalla, io mettevo eh, musica nelle orecchie e poi scrivevo e, e sono convinto che un libro vedo che riesce quando io riesco ad emozionarmi, quando scrivo emozionandomi. Vuol dire che quello è un libro che funziona. Per cui adesso, adesso scrivo molto nei pomeriggi, nelle mattine, se non Hai ho molto da fare, insomma. ho differenziato. Ma i primi sono stati che io andavo a letto, mi ricordo alle 2, alle 3 di notte e poi la mattina alle 8 andavo in ufficio per i primi ecco, libri. Quindi. Allora, un sogno letterario, cioè cosa ti sarebbe piaciuto? Un premio che ti sarebbe piaciuto ricevere? Un qualcosa a cui ambivi? Un qualcosa che emotivamente dentro, ti saresti aspettato o avresti voluto avere? No, sinceramente, io una volta che non sono come ho detto all'inizio, uno scrittore a, a tutto, no, per me va bene tutto quello che riesco a guadagnare e quei piccoli premi. Ancora a me piace mettermi in, in gioco, in gioco. E mando de, dei racconti per dei concorsi, e cose che, che magari forse. Non andrebbe fatto dallo scrittore che si sente arrivare. A me invece piace ancora mettermi in gioco. E, certo, adesso ho vinto un, qualche primo posto in racconto, eccetera. Mi fa piacere sapere di essere ancora all'altezza. Però eh, il grosso premio no. L'importante è che eh, la gente compri i miei libri, che abbia un minimo di visibilità e poi... Eh, però, senza pensare al premio Strega, tu prima hai anticipato il fatto che fosse un libro sul quale eh, ti aspettavi un po' una valorizzazione maggiore, era quello appunto del il giorno che si assegnarono Moro e impastato. Quindi già avevi anticipato comunque quello che era la, il tuo pensiero semplice, umile per amor di Dio, però sicuramente in, nella, nella direzione giusta, sì, sì, ma, ma un po' tutti i miei libri eh, poi. Forse la cosa più bella di scrivere questi libri è riuscire ad andare nelle scuole. Quando io vado nelle scuole e i ragazzi apprezzano i miei libri, forse è il premio più grande che io possa, possa ricevere. Quando mi dicono, eh, ci sono state delle persone, dei ragazzi, che mi hanno scritto dopo tempo che io l'ho incontrato dicendomi grazie a lei ho iniziato a leggere. Io credo che questo sia il premio più bello che io possa avere avuto. Sicuramente, condivido con te. C'è stata una scrittrice, uno scrittore che ti ha ispirato, che ti ha un po' stimolato? Tu hai parlato prima dei Ragazzi della Via Parga, quando eravamo giovani c'era Salgari, c'erano questi personaggi, questi autori che ci facevano viaggiare, pur loro non avendo viaggiato, viaggiato. e noi potendo viaggiare, ci facevano viaggiare. C'è qualcosa che però ti ha ispirato sulla tua diciamo linea però letteraria su quello che tu scrivi no 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 io infatti credo di essere eh, unico nel senso che raccontare quello che si è vissuto come me avrebbero potuto farlo decine e decine di poliziotti ma non adesso tranne negli ultimi l'ultimo libro il giallo è l'unico giallo che ho, che ho pubblicato Forse lì ci vuole fantasia, molta fantasia. Lì mi ha aiutato ancora una volta Alessandra, che è la giallista di casa perché lei mm. è quella che legge assiduamente. È la tua critica d'arte. Cioè. La mia critica è la mia prima eh, che, che recensisce che mi, mi, mi rimprovera, eh, che mi cerca anche di severa. Ma, ma molto, io se passo, que, se passo la sua, Ti eh, eh, io già che che può. capisco che può andare, <ride> che il libro può andare, per cui no, non mi sono ispirato a nessuno, io. Vado, certo. vado a braccio così eh, e a, a quello che ho vissuto, ripeto, i miei sono ricordi che vengono alla luce, a galla, certo. vengono alla, a galla ed è stata un, una, una bella cosa però. Metterci, metterci mano ai ricordi, perché mi ha fatto ricordare delle cose che magari erano sopite in un angolino e non ricordavamo. Assolutamente, niente. sicuramente positivo. Dico sempre, lanciamo uno slogan per l'Ikea, no? di, di questi scaffali a casa che abbiamo nelle librerie dove dobbiamo collocare i nostri libri, quindi l'ultimo in giallo, quindi la collocazione la troviamo, anche se io sono contrario alle collocazioni specifiche, vabbè, aiutano comunque la ricerca. Eh, I tuoi libri, ad esempio, era difficile collocarli perché eh, potevano essere a dei romanzi veri, reali, di vita reale, su fatti di cronaca reali, quindi era difficile collocarli nella parte gialla, cronaca, eccetera. Perché poi racchiudono soprattutto degli aspetti umani, che a volte va, vanno, vanno nell'aspetto sociale, quindi nell'aspetto umano, umanistico, eccetera. Quindi. Eh, L'ultimo è un giallo. E... Il, penultimo. Il penultimo. Il penultimo, sì. Penultimo Il penultimo è un giallo. <ride> e... e la serialità dei, dei personaggi nei gialli la gente piace. Diventa la seriale? Sì, io ricordo che ho letto tutto, per esempio, di Camilleri, forse adesso anche nel giallo un qualche cosa l'ho preso anche da lì. E per adesso i gialli adesso mi stanno coinvolgendo molto. Eh, mi piace scriverli, ripeto: eh, c'è un mezzo progetto di scriverne uno anche con Alessandra. Eh, però sì, ci sono serie A. Io no, non vorrei creare il nuovo il personaggio, che si personaggio anche perché nel giallo che ho scritto il personaggio sono sempre io, perché da poliziotto sono passato a fare il maresciallo dei carabinieri con molta preoccupazione da parte degli ex colleghi che, che non mi hanno visto di buon occhio in questo passaggio, e, però è un libro Morta a Tre Colli che è qualcosa di, di simpatico che mi è, mi è venuto fuori, dove ho inserito tutti i miei amici che ancora con me giocano il venerdì sera a pallone e dove li ho messi dislocati a fare tutte le attività del paese. È stato un gioco. E forse sto gioco mi ha, mi ha preso un po' la mano, adesso mi piace anche scrivere il giallo per vedere se sono all'altezza, sempre mettendomi a, in, gioco. in gioco perché è la, è la cosa che Beh, più... Beh, da buon sportivo si gioca, no? Si poi gioca, poi puoi puoi andare and campo, può andare modo. bene, non può andare bene, questo lo diranno i miei editori. Allora, prima di andare sull'ultimo libro, che faremo un capitolo a parte perché ce n'è molto da parlare... E... Una domanda imbarazzante magari, ma se ti parlo di giustizia? Beh, la, la giustizia, eh, bella, bella parola, la giustizia. La parola è bella. La parola è bella. La giustizia è bella quando è accompagnata anche da un minimo di solidarietà, eh, da un minimo... Non, non sempre, la giustizia dovrebbe essere giusta per tutti. E non giusta solo per qualcuno. Io adesso non so se mi so spiegare, però prendete il caso di Mimmo Lucano. Che giustizia è quella a cui si danno 13 anni raddoppiando una pena chiesta dal PM del doppio a una persona che ha solo cercato di fare del bene. Sì. E questa non è giustizia. Sono le leggi, vanno applicate le leggi, ma la giustizia è un'altra cosa. Sì. Perché se non si riesce a capire il perché sei portato a, ad avere determinati comportamenti. E se, se fosse stato così, i partigiani non, non ci sarebbero stati tutti certo, condannati. Sarebbero stati tutti, tutti fucilati sì, sì. perché andavano contro quello che era la legge, ma, ma loro lo facevano perché credevano che in quel momento quella legge andava infranta E secondo me, io lo dico anche da ex poliziotto, qualche volta... Per far capire che una legge è ingiusto bisogna fare qualcosa di, di rivoluzionario. Mimo Lucano l'ha fatto, questa cosa di rivoluzionaria, e io spero che nel, nel che secondo non processo pagare. non debba pagare per, per la sua umanità. Questa è una cosa che, che, che ci tengo molto a dirla perché non è una cosa che mi preme. E qui andiamo sul tuo libro, che pacchia ragazzi, che vi ho detto così sembra un titolo leggero. Ed, eh, come detto ho detto all'inizio, l'ho letto, eh, ti fa sentire piccolo cioè, da lettore, nel senso che eh, ti coinvolge. intanto sono tutte storie vere, quindi sono situazioni che vanno lette, rilette, perché a volte non dobbiamo nasconderci dietro un dito, dobbiamo approfondire la lettura. Cioè, quindi eh, non dobbiamo sentire il dolore e di dire, ah, vabbè, sono stato male, mi ha fatto piangere, mi ha strappato qualche lacrimuccia e finisce lì. Il giorno dopo la vita non è più uguale, dovremmo pensare questo almeno. Pensare a questo, eh, Invece tante volte sfuggiamo alla realtà perché ci fa comodo, perché vogliamo liberarci delle nostre responsabilità, eccetera. È un libro che io invito a leggere perché, e soprattutto invito a leggere i più giovani, che sono più, più ingenui, sono più buoni, nel sì. termine può essere questo, eh, più adatti, sono libri bianchi in cui ancora qualche sbavatura si può ancora se se la può ancora permettere. Tu lì hai, hai centrato un argomento con queste storie di attualità esagerata e, e quello che forse sfugge è che una, è una realtà che non è passata poco tempo fa, c'è cioè anche oggi, ci sarà domani. Ci sarà domani. Ed è, ed è, io ho voluto raccontare storie di migranti, storie di gente che non ce l'ha fatta. Questo è, è un libro, come dico sempre, se uno si ferma alla copertina, è il libro più bello che io abbia. Abbia pubblicato fino adesso. Se Ma ci fermiamo le illustrazioni, eh, le illustrazioni, perché sono di Massimo Sanzavini, un artista forlivese che è andato a Lampedusa a prendere i pezzi di barca e farne degli oggetti d'arte. Ho la prefazione di Libera contro le mafie, che è un'associazione, l'associazione di Donciotti, che mi onora. Eh, con, con la sua presenza nel libro ma anche portandomi nelle scuole perché io altrimenti non potrei andare in una scuola certo. perché ho, ho necessità di un'associazione e il è sempre al mio fianco io non finirò mai di ringraziarli perché veramente fanno conoscere quelli che sono i miei libri e, e la mia attività questo è un libro ripeto che, che mi tenevo dentro da tantissimo tempo eh, queste storie le ho vissute come poliziotto della scientifica, ne ho sentito parlare, eh, sono storie che ci appartengono e come dicevi tu, sono storie che non è che sono passate e eh, non saranno mai attuali, purtroppo sono attualissime. Ci succederanno lunedì, martedì, ci saranno ogni, sei... giorno, ogni giorno, fino a quando non ci sarà veramente la volontà di fare dei ponti umanitari, di, di, di stabilire una volta per tutte che le guerre portano. A, alla migrazione adesso quello che sta succedendo in questi giorni tra bielorussia sì, e, e polonia cioè, si vedono delle scene, delle scene aberranti e, e allora ecco che non, non è passato sto libro si potrebbe raggiungere dei capitoli giorno dopo giorno quello che mi piace nei tuoi racconti è che non li hai esaltati non li hai, messi, non li hai esasperati li hai raccontati in maniera così quasi normale, no? come se uno l'avesse visto come i racconti dei nostri nonni, cioè non hai enfatizzato le no. cose, le hai spiegate in maniera molto semplice, umana, ma anche semplice da apprendere. Semplice così come le ho vissute, perché io, ripeto, molte volte, io non è che sapevo di poter scrivere dei libri e, e allora immagazzinavo con, con la mente pro, verso, già verso, certo. verso il libro, no, io ho vissuto queste storie. E così semplicemente come le ho vissute le metto, sì. le metto su carta eh, e forse arrivano, arrivano al cuore anche per questo. Adesso una bella soddisfazione, lo, lo dico quasi in anteprima, che le, le scuole della mia città, eh, tantissime classi della scuola della mia città, hanno adottato come libro di testo che pacchia ragazzi, storie disumane e eh, questa ecco, è una di quelle soddisfazioni che nessun premio letterario può... Eh, ti può, ti può raggiungere balizzare. assolutamente. Torniamo ai tuoi argomenti perché eh, i media sono un mezzo micidiale, a volte sono più potenti di alcune armi. Eh, ne faccio parte, quindi so la, la potenzialità e so dove si può far male e dove si può far bene. Quindi, dopo la, la giustezza delle cose, di, è difficile da individuare. Eh, Forma TV, soprattutto quelli legati ai delitti, ai processi, a queste situazioni, stanno esasperando l'attenzione delle persone distaccandoli da quella che è la realtà. E quindi torniamo ai libri della Uno Bianca, di Mordi, Impastato, eccetera. Storie che sono ancora aperte, eh, dove ci distraggono con, eh, con la quotidianità dei delitti. Ci, ci vorrebbe un pochino più di riservatezza e di pudore anche nel raccontare le vicende processuali. Ecco, io aggiungo eh, la um, ustica, sì. aggiungo la strage alla stazione di sì. Bologna, io non ho mai raccontato oltre i processi, cioè io mi sono sempre fermato a raccontare i fatti, quello che ho vissuto. Io alla stazione di Bologna sono andato a scavare tra, con, le, con le mie mani alla stazione perché era 200 metri in via Cipriani quando scoppiò la bomba. Per cui io ho raccontato quei momenti, quelli che ho vissuto. Io no, non mi sono addentrato ai processi, ai depistaggi. Ce ne sarebbero cose da dire e lo dicono personaggi che molto più autorevoli certo. di me. Io nei, nei miei libri non si troverà mai eh, un, un accenno a queste, a queste problematiche, perché sono problematiche serissime di, di depistaggi, di servizi segreti deviati. Eh, io nel mio libro. C'è il fatto. Poi se uno vuole approfondire l'argomento, oggi come oggi, ha tutte le capacità, le potenzialità per approfondire un argomento. Per cui nei miei libri non si troverà mai una nota fuori posto. Io sono dell'idea che io racconto quello che conosco, solo questo. In casa c'è un luogo dove ti aiuti, ti ritiri a scrivere oppure dove capita? Ma di solito... In cucina a volte perché è, è, un luogo, è un luogo caldo, io lo trovo un luogo caldo. Ma poi avendo adesso i portatile, non avendo i computer di una volta che erano, ti che, erano che ti obbligavano a rimanere in una posizione e in una, è un, una postazione mh, mi metto sul divano, in cucina, in sala. Sì, no, no. Anche sul terrazzo c'è un bellissimo terrazzo, in primavera mi piace molto andare sul terrazzo, sorseggiare. Una bibita scritta. Tranne il venerdì, quando si gioca a calcio. La sera del venerdì è sacra: che ci sia l'acqua, che ci sia il sole, la sera è un po' difficile, ma che ci sia bel tempo, brutto tempo, la neve. Noi giochiamo. Se siamo in 10, giochiamo in 10, se siamo in 20, giochiamo in 20. Non, non ci fermiamo. E Tre Colli lo sa perché è nato lì il Sangiovese Football Club, che è questo gruppo di amici che si ritrova a giocare a pallone con un solo scopo. Quello di andare a mangiare dopo, eh, è l'obiettivo. La Coppa dei Campioni, quindi, la Champions, la Champions è... È... <ride> è la trattoria post partita. Una promessa, o allora. una minaccia, a chi ci segue? Allora, positiva, negativa, insomma, che cosa facciamo no, promesse? Minacce, no, perché tanto oggi. Anzi, no, ah... minacce lo la faccio io, se no, no. cioè non leggete. Se no... Ah, beh, eh, la che minaccia non... che così Se non leggete che pacche, ragazzi, cioè no. siete dei irresponsabili. Irresponsabili. Eh, no, leggete, leggete i libri, leggete sempre per. Che, che siano i miei o che siano quelli degli altri, aiutano, eh, aiutano tantissimo. Studiate tanto, io, è giovane se c'è qualche ragazzo che ci ascolta perché altrimenti si fa fatica. Io ne so qualcosa, ripeto: con la mia terza media, riuscire a fare quello che faccio. Una promessa: se vi piacciono i miei libri, magari vi prometto di non smettere proprio subito, anche se, se per me smettere anche adesso. Sarebbe già stata una soddisfazione enorme. Però voglio continuare adesso c'è Natale che si avvicina. Abbiamo scritto allora, un bel racconto, la, <ride> la facciamo noi se si ferma di scrivere. Eh? Abbiamo, non, non abbiamo scritto un bel racconto per, per l'edizione dell'Ogione, che è Il Natale di una volta, dove c'è un mio racconto. Che quello, sì, quando l'ho scritto, ho pianto. Quando l'ho riletto, ho pianto e quando ho saputo che andava nell'antologia, ho pianto un'altra volta perché vuol dire che aveva funzionato ed è un racconto speciale. Se dovete fare dei regali di Natale, fate il Natale di una volta, che adesso poi lo vedrete. Allora, io ringrazio Carmelo Pecora davvero per quello che, che scrive, per quello che lui ha testimoniato. Eh, come detto, la bellezza della sua scrittura sta proprio nel raccontare le vicende. Senza dare neanche uno spunto troppo personale, ma la riflessione, no? l'invito alla riflessione, l'invito all'approfondimento. A volte la giustizia passa anche attraverso questi scritti che invitano a riflettere: la riflessione è una grande giustizia. Grazie, Camilla. Grazie a te, grazie, grazie a tutti.